Pregherei la regia di mandare in onda il servizio, l'approfondimento della nostra Barbara Passerini che ci racconta di una sinergia importante, quella del Conservatorio Braga di Teramo e del Manacara Beach di Tortoreto per continuare con tantissimo fascino a vivere le emozioni della musica e non solo, anche in questo periodo estivo. E poi torneremo qui con Paolo Bernabei per continuare a parlare del Festival Arvì. Cari amici di pomeriggio, eccoci a un altro dei nostri incontri con il direttore. In questo clima estivo ritroviamo con piacere Tatiana Vratonic, vice direttrice del Conservatorio Braga di Teramo, che in questa estate 2024 ha deciso proprio di sperimentare nuovi modi di così catturare il pubblico, formare nuove generazioni. Vi do solo un indizio: Braga al Manacara. Cara direttrice, vice direttrice, ma per me sempre la direttrice. E raccontaci di questo progetto, un progetto innovativo. Sì, esatto, un progetto a cui ci teniamo particolarmente. Ci possiamo agganciare con questo progetto a quello che è il progetto principe, il Braga per il sociale, che il Braga gestisce e propone già da tanti anni. Pochi giorni fa abbiamo fatto il concerto finale di questo progetto e diciamo che questa iniziativa si può agganciare a quello che è il Braga per il sociale, perché appunto pensiamo che il sociale non sia solo la gestione, la cura e comunque la vicinanza al disagio, ma anche la prevenzione, anche portare alla bellezza, anche catturare, come hai detto tu, il nuovo pubblico. Quindi in un certo qual modo il concerto va al pubblico piuttosto che il pubblico che viene al concerto. Quindi Braga va, come hai detto tu, on the beach, si sposta al mare e accoglie questa richiesta dei ragazzi giovani che quest'anno hanno preso la gestione di questo locale, di questo club sulla spiaggia di Tortoreto, e ragazzi che hanno sentito l'esigenza di proporre questi nuovi linguaggi e far conoscere ai loro coetanei probabilmente qualcosa che non conoscono affatto. Quindi il Braga proprio propone una rassegna estiva di concerti di musica classica, jazz, sì, sì. Un po' anche rivisitata, sì, alcune... esatto. Proprio sulla spiaggia, quindi un pubblico nuovo, se vogliamo, sicuramente una location inedita. Esatto, e abbiamo praticamente accolto la loro proposta, loro ci hanno proposto questo e hanno chiesto in particolar modo il classico. Ora il classico rivisitato, probabilmente borderline, non proporremo le cose particolarmente impegnative, ma possiamo tranquillamente dire il classico. E quindi c'è stata la serata, abbiamo già cominciato il 16 e il 23, ogni martedì alle 9.30, alle 21.30 si terranno questi appuntamenti fino a 20 agosto e quindi vedremo protagonisti prevalentemente i nostri insegnanti, i nostri docenti del conservatorio che hanno accolto con il cuore questa iniziativa e quindi Alba Riccioni, stesso direttore Federico Paci, dovevo esserci io ma non ci sono stata. Vediamo. Sono stata per adesso, speriamo per la serata ultima, quindi vedremo Tony Fidanza, Renzo Ruggeri, Claudio Marzolo, Alessia tutti Marigiani, esatto. Musicisti, insomma noti di grande talento, esatto, docenti, esatto, al Braga. Che proporranno proprio dei concerti
Ma li farete proprio in spiaggia, in spiaggia? Sì, lo facciamo dentro il loro locale che si trova sulla spiaggia fondamentalmente, è uno stabilimento molto elegante e quindi siamo posizionati lì, ci siamo organizzati e quindi i concerti si fanno proprio all'interno del locale. Ore 21, quindi appena tramontato il sole, diciamo. Esatto, 21 per cominciare, sperare di cominciare alle 21:30. Benissimo, io vedo proprio che accanto a noi ecco che compare Francesco Mazzagatti che è uno dei proprietari e dei gestori del Manacara. E allora proprio mi viene da chiedere come vi è venuta questa idea, insomma la spiaggia noi siamo proprio abituati a viverla in maniera un po' più così, con musica più magari da discoteca, un po' più dance, e invece un'idea assolutamente originale. Diversa, sì, diciamo che questa iniziativa nasce dalla sincera volontà di voler fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo che permetta alle nuove generazioni, ma al territorio in generale, di scoprire, anzi riscoprire, una tipologia di musica che comunque reputiamo tutti noi affascinante e di estrema bellezza. È un po' anche l'opportunità per noi stessi di accrescere la nostra cultura, conoscenza, di espandere il nostro pensiero e venire a conoscenza di magari tutto un mondo che la mia stessa generazione conosce pochissimo. E quindi al Manacara quest'anno si potrà ascoltare della musica classica, tra l'altro ecco eseguita da maestri di grande prestigio, sulla spiaggia, al tramonto. Insomma, no. Sì, la location sicuramente permette poi di esprimersi in maniera direi quasi romantica, perché poi spesso succede che si va a creare un'atmosfera tra tramonto, il rumore del mare, e quindi poi la sera si trasforma comunque in un ambiente intimo con queste luci calde che permettono poi di creare un'atmosfera veramente veramente particolare. E allora diciamo ai nostri telespettatori come si fa per diciamo acquista, intanto c'è un abbonamento a tutta la stagione, no? Quindi si acquistano i singoli concerti, sì. Come funziona? Diciamo che l'entrata è libera, adesso Francesco spiegherà meglio, ma l'entrata è libera comunque. Allora, entrata libera, attenzione, sì. Quindi è un insomma una nota proprio di merito. Sì, no, l'iniziativa è proprio questa, cioè cercare di coinvolgere il più possibile il territorio, perché questo è stato uno dei principi su cui abbiamo basato proprio totalmente l'iniziativa della nuova gestione Manacara, cioè essere un valore aggiunto per quello che è un territorio che noi troviamo affascinante, bellissimo e di cui siamo innamorati. E quindi l'idea di permettere alle persone di partecipare a un'iniziativa, a un progetto come quello del Braga per il Sociale, senza dover prendere impegni dal punto di vista economico è stato importantissimo, ed è una scelta che appunto testimonia la nostra volontà di voler fare un qualcosa di nuovo, innovativo e diverso. E dunque, cari telespettatori, alle 21 il martedì la serata è Braga al Manacara. Non perdete questa occasione di vivere delle esperienze meravigliose, assolutamente romantiche in questa cornice così suggestiva che è la nostra meravigliosa spiaggia. E portate amici, portate fidanzate e fidanzati, perché sarà occasione proprio di ascoltare della musica coinvolgente da maestri e professionisti che non hanno bisogno di presentazioni perché sono certificati Conservatorio Braga. E io ringrazio la nostra Tatiana Vratonic, vice direttrice del Conservatorio Braga. Grazie Tatiana. Grazie a te, grazie per la disponibilità.
che ci mostri sempre. Grazie, Rete 8 di pomeriggio è sempre pronta a ospitare il Conservatorio Braga con le sue tantissime, devo dire, i suoi tantissimi progetti, sempre attenti al sociale. Grazie a Francesco per questa iniziativa, a Francesco e a tutti, siete un gruppo, vero? Infatti, grazie a voi, perché è veramente un piacere, un onore poter essere qui in rappresentanza di tutto un gruppo di ragazzi con i quali lavoro quotidianamente. Con i quali abbiamo appunto dato vita a questo progetto e a cui teniamo tantissimo. E allora alle 21 il martedì quest'estate è Braga al Manacara. Ciao a tutti.